Buongiorno, dopo aver visto le caratteristiche principali, no, di Umanesimo e Rinascimento, facciamo un tuffo all'interno di degli autori principali. Affrontiamo qualche autore di filosofia rinascimentale. Facciamo un piccolo recap, almeno per quello che ci interesserà, no? Utile ai fini della narrazione della lezione di oggi. All'interno proprio del Rinascimento, considerato che c'è una riscoperta, no? Un interesse di nuovo per tutto ciò che era classico, nasceranno proprio due interessi che sono il platonismo rinascimentale e l'aristotelismo rinascimentale, dove difatti questi due modi di pensare si scontreranno tra di loro. Ma il personaggio più autorevole, preso dall'antichità, no, dalla classicità, sarà Platone. Perché Platone era il più, come dire, il più gettonato da questo punto di vista? Perché in chiave cristiana, visto e considerato che Platone ha, come dire, studiato, no, trattato tutti i vari aspetti dell'esistenza, in chiave, insomma, religiosa cristiana era l'elemento di spicco. Anche se c'è un problema in questo, come dire, in questo frangente, in questo momento temporale, perché Platone viene assimilato a Plotino, no? Plotino, sappiamo, era un neoplatonista, e Plotino e Platone spesso quasi vengono utilizzati come sinonimi. Durante la filosofia rinascimentale in Italia i centri più, come dire, fecondi sono Firenze e Padova, quindi difatti saranno i centri in cui si svilupperanno i pensatori principali, i pensatori più importanti. E cos'è che ritorna in auge durante questo periodo? L'interesse per la natura. Quindi ritorna l'interesse per la natura. Non che durante il Medioevo la natura, insomma, era stata dimenticata, ma difatti qual era l'elemento attorno al quale ruotava tutta la speculazione filosofica del Medioevo? Dio, no? La scolastica, eccetera, eccetera, eccetera. E soprattutto la natura è l'uomo. L'uomo, il rapporto con Dio, il rapporto con la natura. Quindi durante il Rinascimento ci sarà questo interesse, questa riscoperta dell'interesse nei confronti di chi? Della natura, dell'uomo. Partiamo dal primo esponente rinascimentale, che è Niccolò Cusano. Probabilmente l'avete sentito, risentito. Cusano è di origini, il nome è italianizzato, è di origini tedesche, nasce nel 1401, avanti. Allora, dicevo, Niccolò Cusano, primo esponente rinascimentale. Il nome è italianizzato, lui è di origini tedesche, nasce nel 1401, studia ed insegna a Padova, diventerà cardinale e morirà nel 1464 a Todi. Arriviamo subito, insomma, al focus, alla parte più importante di Cusano, la sua opera più importante, che è La dotta ignoranza. Ripeto, l'opera più importante di Niccolò Cusano si intitola La dotta ignoranza. Allora, partiamo dal presupposto che la dotta ignoranza non ha una valenza negativa, no? Non ha un'accezione negativa. A cosa si rifà questa dotta ignoranza? Si rifà un po' al principio socratico del so di non sapere. Cosa diceva Socrate? So di non sapere non perché sono ignorante, ma l'ignoranza che faccio all'interno, dentro di me, mi permette di avere fame di sapienza, di andare alla ricerca nel mondo, di farmi domande, di porre domande, di cercare le risposte, no? Questo era il so di non sapere socratico. La dotta ignoranza è la stessa cosa, però ha una visione più globale, ha una visione più universalistica, ha una visione più a 360 gradi. Perché? Perché include e vuole capire il rapporto tra uomo e Dio. Quindi la dotta ignoranza, rispetto al so di non sapere socratico, no? Potremmo definirla un so di non sapere socratico 2.0,
ha una visione più globale, più completa, a 360 gradi, che include il rapporto con uomo, tra uomo e Dio. Qual è la premessa di Cusano nella dotta ignoranza? In generale, dice Cusano, ci deve essere una proporzione tra ciò che si conosce e ciò che si vuole conoscere. Ci deve essere una proporzionalità tra quello che so e tra quello che non so. Ci deve essere una proporzionalità tra gli elementi che già conosco e gli elementi che devo acquisire. Ok, ripeto, qual è la premessa alla dotta ignoranza, no? Il focus, dice Cusano, in generale, no? Per conoscere qualsiasi materia, italiano, storia, filosofia, matematica, qualunque cosa io vada ad apprendere, per quella cosa che io vado ad apprendere, ci deve essere una proporzione tra quello che io già so e quello che devo apprendere. Una proporzione tra gli elementi che io già conosco in merito alla filosofia, alla matematica, alla chimica, quello che volete, e quello che deve apprendere. Il problema è quando noi vogliamo conoscere Dio, dice Niccolò Cusano. Tra la conoscenza di Dio, quello che pensa l'uomo di conoscere di Dio, e quello che non conosce di Dio, non c'è proporzionalità. È talmente grande la sproporzione tra quello che l'uomo pensa di conoscere di Dio rispetto a quello che non conosce, che questa sproporzione fa sì che l'uomo non potrà mai conoscerlo Dio. C'è una sproporzione troppo grande tra i due elementi, tra questo piccolo infinitesimale elemento di conoscenza di Dio rispetto all'infinito di Dio che non si conosce. Pensate, come si fa a mettere in proporzione il finito con l'infinito, no? Cioè, il finito è questo granello di sabbia che noi conosciamo o pensiamo di conoscere di Dio, rispetto all'infinito che è tutto ciò che non conosciamo di Dio. E allora dice Cusano, ma considerata questa sproporzione, non c'è una proporzionalità tra quello che io già conosco e quello che andrei a conoscere o dovrei conoscere. Considerata questa sproporzionalità, cosa deve fare l'uomo dinanzi a Dio? Deve ammettere la propria ignoranza. Cioè, è un passaggio secondo me molto affascinante, eh? Per chi crede mediamente, no? Che ci possa essere un elemento soprannaturale, no? Se voi ci riflettete bene, non c'è una proporzionalità tra quello che noi pensiamo di conoscere o che conosciamo dell'elemento soprannaturale rispetto a quello che non conosciamo. E Cusano fa proprio questo esempio. Quello che conosciamo di Dio è qualcosa di finito. Quello che non conosciamo di Dio è qualcosa di infinito. E quindi non c'è proporzione tra finito e infinito. Cosa deve fare l'uomo dinanzi a questa condizione? Deve ammettere la propria ignoranza. L'uomo non potrà mai conoscere Dio. C'è una sproporzione troppo grande, ripeto poi ragazzi, se volete, c'è una sproporzione troppo grande tra ciò che è noto di Dio e ciò che è ignoto. C'è una sproporzione troppo grande tra quello che conosciamo o pensiamo di conoscere di Dio e quello che non conosciamo. Quindi l'uomo ha un'unica via, che è quella della ammissione della propria ignoranza nei confronti di Dio, e deve prendere consapevolezza di tale condizione. Quindi, visto che c'è questa sproporzione, no? Tra questo finito, questo granello di sabbia che noi conosciamo di Dio rispetto all'infinito che non conosciamo, per la prima volta Cusano trasporta il concetto di infinito al cosmo, all'astrologia. E all'epoca c'erano ancora delle convinzioni, poi vedremo a breve nella rivoluzione astronomica scientifica, c'erano delle convinzioni che invece l'infinito fosse qualcosa di chiuso, no? Fosse qualcosa di finito. E se Dio è infinito, dice Cusano, lo definisce coincidentia oppositorum. Ripeto, considerato che Dio è infinito, no?
Cusano definisce Dio coincidentia oppositorum. Che cosa significa? Visto e considerato che Dio è infinito, in Dio coincidono, confluiscono tutto ciò che è opposto, caldo, freddo, alto, basso, buono, cattivo, bello, brutto. E per il fatto che Dio è infinito, è proprio perché è infinito, coincidono tutte le coppie di opposti, questo infinito poi trasportato all'elemento cosmologico sarà il preludio alla rivoluzione di Keplero, di Galilei, di Copernico, ok? E soprattutto dice Cusano, forse il sistema solare ha un centro, no? Si pensava che il centro fosse la Terra, ma l'universo, visto che è considerato che è infinito, non può avere un centro. Il centro può essere ovunque. Se l'universo è infinito, dice, forse il sistema solare, Cusano dice, ha un centro che è la Terra, forse, ma se noi trasportiamo questo infinito all'universo, a Dio, a questo universo, il centro può essere ovunque. Dove sta il centro dell'infinito in quanto tale? Ok? Chiudiamo Cusano. Cusano afferma che tutto l'equilibrio che sta nel mondo, nel cosmo, sul nostro pianeta, è fatto di tanti piccoli equilibri, cioè l'equilibrio globale è dato dalla somma di piccoli, piccoli equilibri che danno poi stasi a un equilibrio più grande, sia nel nostro mondo e sia nell'universo.